Amici della Tactical Raiders, siamo al campo di tiro di Pozzaglio ed Uniti per continuare il nostro shooting day e per continuare la prova dei vari equipaggiamenti che ci siamo portati dietro. Quella meraviglia che indosso è un Crusader Plate Carrier della Templar Gear. Anche questo è stato prestato dal nostro benefattore della giornata. Come vedete è un materiale di alto livello questo. È stato allestito per il trasporto di caricatori da carabina, AR o AK che siano, sono compatibili, e un piccolo spazio per un caricatore da 9, da pistola o da PCC. Ora, questo tattico appunto della Templar's Gear è costruito in cordura laminata 500 denari tagliata laser, pensata per mantenere una elevata resistenza sia alla trazione che all'usura, dando però maggior leggerezza rispetto al classico sistema molle con i pulse cuciti. Ora, devo dire che anche solo già al tatto si sente che la cordura è proprio bella, 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 fatta bene. Poi è dotato di fianchi scheletrati per una maggiore traspirabilità e comunque per andare a togliere peso, qualche leggerezza. L'interno è dotato di rilievi in foam per una maggiore traspirabilità e traspirazione a contatto con il corpo dell'utilizzatore. Quella cosa che sto continuando a palleggiarmi sarebbe la belt ancora della Templar's Gear, che fa da completo a questo tattico. Purtroppo il nostro benefattore che ce l'ha prestata è un po' più corpulento di me e non si è riuscito a regolarla. Io ultimamente sono diventato veramente uno smizzo, quindi ve la faccio vedere perché veramente anche questa merita, come vedete, belt tagliata laser con un'anima in cordura, velcrata internamente, taglia L, come probabilmente sarebbe andata una M, velcrata internamente, allestita con porta caricatori uguali a questi, sempre della Templar, però in questo caso è la versione in cui sovrapposta e montata il porta caricatore da pistola o da PCC. Sono internamente foderate di materiale gommoso e rugoso che permettono la ritenzione perfetta del caricatore anche senza i tradizionali laccetti elastici. Poi abbiamo la dump traforata per scolo di eventuale acqua piovana. Abbiamo questa bella tasca medica sempre della Templar. Devo dire, è materiale molto leggero anche al tatto, però è parecchio parecchio resistente. Poi andiamo avanti. Veramente notevole è questa fondina della Tactical Gear, una fondina prodotta in Kydex, ideata per il porto esterno occulto, anche se ultimamente, come diceva il titolare appunto di Tactical Gear, va di moda, diciamo usanza, montarla sulle belt tattiche. Come vi dicevo, prodotta in Kydex, tutte le minuterie sono importate dagli Stati Uniti. Al momento dell'acquisto, si dice il titolare, per che tipo di arma abbiamo bisogno della fondina e se abbiamo una torcia montata, si va a pescare dal suo database oltre 70 tipi di armi e, come mi diceva, è ancora in evoluzione, quindi sta implementando ancora di più la selezione, e quindi lui ci darà una fondina confezionata ad hoc per la nostra corta e la nostra torcia, se ne è dotato, oppure semplicemente per la nostra corta. Ha detto che c'è naturalmente nera, c'è questo colore, sembrerebbe un OD, Wolf Grey, e comunque per qualsiasi altra informazione vi rimando al loro sito tacticalgear.it. L'appoggio. Ero rimasto agli interni in rilievo, in foam, per creare dei canali di aerazione. Il pannello si può alzare, oltre che per naturalmente togliere e mettere il tattico, grazie a queste strisce velcrate che permettono anche una regolazione estrema, perché, come vi dicevo, no, chi ce l'ha prestato è molto corpulento. La cintura è a taglie, anche questo è a taglie, però riesce a coprire sia il mio fisico che il suo. L'abbiamo tirato davanti e dietro e, come vedete, adesso mi è perfetto. Dicevo, questo pannello si alza sia per permettere il metti togli sia per cambiare rapidamente la configurazione. Come vedete, ci sono due clip. Sganciando noi possiamo avere
una serie di questi pannelli allestiti per chissà quale cosa. Noi tramite una velcrata e due clic riusciamo a cambiare completamente la parte di utilizzo del nostro tattico. Poi sulla schiena è stato montato uno zaino compreso anche di sistema trasporti e idratazione, che lui non ha messo perché usandolo al poligono non ha questa necessità. Come vi dicevo, estremamente regolabile. Poi sulla parte posteriore ci sono due zip atte a espandere il nostro tattico tramite altre tascame, altri materiali della serie. Vi dicevo, qua c'è un'altra piccola utility per tenere qualsiasi cosa, effetti personali, ok. È fornito di passatubi, passacavi, passa quel che vogliamo, che sia sistema di idratazione appunto o un sistema di comunicazione radio. Poi le spalline sono regolabili, sono imbottite in materiale anido d'ape per andare anche qui a creare un buon contatto con il corpo dell'utilizzatore, imbottite regolabili. Come vedete, questo tattico in due secondi di regolazione si è adattato anche al mio fisico, quindi super top, grande possibilità di adattamento alle corporature. Ora, il gioco per provarlo ve lo spiego rapidamente. Qui ho piazzato quattro postazioni di tiro con altrettante armi diverse, che in questo momento giacciono al suolo in condizione di sicurezza, scariche con otturatore aperto, e così devono finire dopo ogni stazione di tiro. Ho qui una BET APC 9 Pro, ho il mio Atsan Escort Marine, quel che era un nome lungo così, ora non me lo ricordo. Qui, non essendo dotato di porta caricatori di passanti per il calibro 12, le 4 calibro 12 che userò le ho messe sulla valigetta. In terza postazione c'è il mio AK da gara SDM 104S, e qua ci sono i suoi due caricatori. Ultima postazione, Tavor X95, e qua i suoi due caricatori della MacPool. Alla fine di ogni postazione di tiro darò un calcio a modalità Takeshi Castle per abbattere il pepper, se mi ricordo, visto che l'altra volta me lo sono dimenticato. Non avrò la parte della corta, a differenza dell'altro tattico. I gruppi di zombie sono sempre quelli. L'unico bersaglio valido per abbattere la minaccia è il quadrato della testa. Ora, finito il gioco, è andata già meglio dell'altra volta, perché comunque sia il Tavor, la terza volta in pratica che ci sparo qui in questo frangente e anche in generale, ho cominciato a capire i comandi, che comunque sia
piattaforma nuova non è una R, ha un attimino, specialmente poi in queste fasi. Questo tattico molto comodo, molto aderente al corpo, e anche nelle fasi di corsa i caricatori stanno belli fermi, non sono vuoti, sono ancora pieni. Come avete visto, ho estratto e ho messo in sicurezza l'arma e ho ricamerato, rinfoderato i caricatori, a parte uno che l'ho lanciato a forza dell'abitudine e poi l'ho rimesso dentro. Estrazione ed inserimento sono molto molto comodi. Queste tasche con questi spessori in plastica rendono la tasca sempre accogliente, molto molto più di altre, ad esempio quelle tutte in cordura, quelle con elastici, che tendono un pochino a impuntarsi a volte. Invece molto facile estrarre, molto facile infilare, però restano comunque belli fissi se non siamo noi a volerli estrarre. Idem con quello da pistola. Molto comodo anche al momento di imbracciare l'arma. La spallina qui è molto sottile, nonostante ci sia una fibbietta, e io di fatto sia in canottiera oggi perché fa abbastanza caldo, non va a creare spessori fastidiosi, ma neanche spessori ammortizzanti. Cioè ci sentiamo l'arma, il calcio dell'arma, bella, bella aderente, cioè senza imbottiture, senza rinvii, la sentiamo in maniera diretta, e secondo me è una buona cosa questa per il controllo. Come vi dicevo, avessi avuto qualche centimetro in più avrei avuto anche la cintura, quindi bello alto, va a permettere l'utilizzo di una belt completamente attrezzata. Naturalmente è disponibile in diverse colorazioni, questo se non sbaglio è Ranger Green, è disponibile in diverse taglie, questa è una taglia M, c'è anche una taglia L, come vedete si adatta sia a me che al nostro benefattore. Il prezzo per la base è, si aggira intorno ai 250 euro, qualcosa del genere, sito più sito meno. Delle tasche non ho fatto tempo a cercare, quindi bizzarritevi. Trovate un concessionario che tiene Templars Gear, lui se non sbaglio li ha comprato da Free Shot di San Giuliano Milanese, dall'amico Gigi. È la prima volta che mi capita in mano un prodotto della Templars e devo dire che è tanta roba, leggero, resistente, ergonomico e molto pratico. Quindi anche per oggi altro da dire non ho. Come al solito vi rinnovo l'invito a seguirci sui nostri social, pagina Instagram, pagina Facebook, e iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati. JC, il suo staff e i suoi amici vi salutano. Ciao!